buono il panino, ma San Ponta si imbevo. E già, mamma mia, quanti versi brutti sta fai. Ma beve un goccio di vino, volevi di mianto farameli. No, perché adesso la mia moglie, capito? Quando vengo tu qui a lavorare al palazzetto, non ci crede. Pensa che vado sempre a putane. Allora, Icofo, prendo il telefono. Ma certo. Qua. Certamente. Prendo il telefono. Fa una fotografia del palazzetto, la mando così dimostro che io in realtà sono tu qui, no? Anche se l'ultima volta mi ha risposto: ma non ti vergogni di puttana davanti a tutta sta gente? Io sono Lillino, quello col sì, costume. Ma questo costume da lavallo qualche volta. Perché quando passi a sita, te lo già dico un'altra volta, puzzi di cipolla sotto i bracci. Adè c'è il portrolo. Allora ne capì. Ma c'è il portrolo, va con comodo, su. Sì, ma tu è da lavarti. Capito. E quindi, vedi il Tamagotchi, si giugnere da mangiare, il pulcinello muore col telefono, capito? È uno spettacolo. Ma sarebbe meglio che mi tocca qualche culo in giro da qualche freghetta? Può essere. Ma può essere? Allora, è un periodo che la mia moglie è gillosa, no? Vieni a guardarci il clarton d'angra da te. Allora, mo fa l'altro ieri, tu sta fermo che adesso trovo un cappello da donna addosso. Ma sburto che è dappertutto, dappertutto, anche tra le scarpe, guardetto. Non mi trovate niente? Sai che mi ha detto? Ma tanti ozzo, tu mi metti i corni con una peletta con te. Ma ti rendo conto, qui che mi ha detto? Oh, sei te con prescolta, nella migliana di vino, marito il frego, prendilo che è buono, marito. Sei te piallo? Ascolta anche tu, ascolta. Era pieno di fondo d'aria, io ho detto testa del cazzo, bevo il tuo whisky, non vuoi. La gente si approfitta, no? Ma qualcuno tocca a sciacquare la testa. Ma perché do zampetto le pia, Su, questa volta filtretelo con passino. Ammo te filtro. La tua giacca proprio sì, che la mia sì, c'entra sì, niente. Sì, tu dici sempre che la tua è la meglio, tanto. La tua è sempre la meglio. No, proprio non c'è paragone. Si vede che roba de ordinaria. Ma scusa, ma se la mia fa la bella figura. Ma retta da me che non so io, volevo dire. Ti dico quanto l'ho pagata? Ma su io l'ho pagata 120 euro e secondo me fa la sua figura. Ti sei sprecato. Vabbè. Io sono uno molto rustico, è molto semplice. Non sembra. Sì, sì, sì. Io piuttosto che portate a mangiare le crudite al ristorante con lo champagne, preferisco un panino con la porchetta con i fegatelli che ci vengono neanche rinfacci. La moglie, fai i gricci sotto i piedi, vedrai che dopo ti vuol bene. Ma io l'ho fatti i gricci, voglia. Dopo mi ha chiappato il rasagnolo. Me l'ha detto tutte le coste. Sono caduto, ho rotto anche il femore. Non te il posso dire. Dai, dimmi tu alla pia la giacca, Anastasi. C'è il negozio laggiù, non è che il compratore l'hai visto il negozio? Ah, sì, sì, sì. Sarà quello, dico. Sì, ma lui la roba non la compra belle fatta. Lui compra le stoffe to internet. Dopo c'ha la sarta che è brava, chi le cuce e fa il vestito, capito, a pennello. Lui proprio non... Lui c'è il caffè, ma tu me il possi del numero di sta sarta? No, dopo, che c'entra? È belle. Ma quanta cosa? Che è brutto il vestito d'Anastasia. Ma donnina mia, che stolze, che era quella botta? Ma che sarà caduto qualcuno? Ma sperende noi. Io ancora a sta altezza ho una paura di sotto, guarda. Comunque un coce le fisse, Ma donnina mia. Ha detto perché cadi di sotto? Ma c'è la balaustra, volevi sentire tutti appoggiati, come fa a cadere la gente da sotto? La gente va da sotto, si abrieca, capito? Io so abrieca!